La grande grotta! Grande, eh? Mi rifiglia Maria! Guarda che angelo che c'è lì! Bello. Ce la faccio giù. Bravo. Chi è? Ok, abbiamo te. Grazie, grazie. Regia, Damiano Ferotti. Regia. Adesso Pucci. Quante siamo? 630, questa è la 631. Grotta Stefano. No, si chiama Grotta Tarabella. Grotta Tarabella o Taraballa, è uguale. Io non bevo. Grotta Tarabella si chiama. Porta male. Tarabella e Tarabella. Anche se sì. Grazie. Non è una vera grotta, ma siamo. Sembra, Qualcosa ce l'ha. Da fuori. Oh, auguro di te, io mi auguro di sorpassarti, sì, con quella macchina che c'hai ce la fai. No, con la macchina no. Con l'aquila no. No, c'è anche di tasso, ah. No, se io muoro. No. No? Non puoi morire. Non devi morire. Non devi morire. Mamma mia. Gente, finite perché non mamma porta via. C'è qualcosa di bello. Vediamo. Ma no, che non te lo dico. Te l'ho detto. Ma non te lo dico. E che ce la fa questa qui allora? Vabbè. Allora, come vuoi. Sì. Allora dicevo che un signore di Azzano molto gentile, sapendo che noi stavamo facendo delle ricerche di tipo non archeologiche ma di tipo così sul campo, va bene? Ricerche sì. Sul campo, sulle pietre del campo, ha voluto darci una dritta e ha detto guardate che noi sappiamo che c'è una grotta da queste parti che avrebbe, conterrebbe dei segni. Siccome noi da anni cerchiamo una grotta che tutti sanno, da Terrinca, Pasati, che esiste, tutti vecchi naturalmente, si chiama la grotta scritta. Allora in questa grotta scritta ci sarebbero dei segni impantati, probabilmente molto antichi. Questo qui mi ha detto che nella grotta che ci ha indicato ci sono dei segni, abbiamo fatto 2 più 2, abbiamo detto andiamo a vedere che ci sono questi segni. Che poi questi segni siano segni di zoccoli di capra o che cosa, non te lo posso ancora dire. Eventualmente c'è anche uno. Io non posso garantirlo, ragazzi. Non abbiamo portato la roba. Noi abbiamo portato anche il casco e tutto. Il casco? Cosa? Niente, ti fa una ripresa perché gli piace avere qualcosa nel suo album. Guardalo e fai brutto il tipo e tagli la lingua. Ora più che fa brutto col sole negli occhi, quindi la peggiore delle mie facce. E invece è perfetta. Che non è... vabbè. Ragazzi, sotto, io sono arrivato a suo tempo là di sotto, dove ho trovato il pezzo, lo spezzone di filo legato, sì. Che qualcuno si attaccava a Salento,
Dopodiché c'è una traccia, le capre o le pecore vanno qua sotto a sinistra e di là c'è un grande riparo sotto roccia, e quello che ce l'ha segnalato ci ha detto: lo vedete? Da quella la strada lì sulla cava, dice, se andate al mattino lo vedete perfettamente. Infatti da lì siamo andati col binocolo e si vede, è una cosa piuttosto grossa, però è un riparo sotto roccia. Interessante. 2 metri potrei giocare mia caviglia. Vuoi un altro po'? Se la figura. Se metto mano nel piede. E la figura? No, non è buona, torno indietro, basta. Non va bene. Mai più fatto. Non va bene. Che verga. Guarda le corde, ci sono qui, che casino è? Yo-yo! Oh! Aspetta, io! Ah, uno! Senza casco. Guardate come si va in montagna. Questa è, si chiama sicurezza in montagna. Si sono messi il casco, guardate. Del soccorso con i caschetti per quei 2 teste di senza casco. Troppo furia. Qui vedi, c'è gli scalini che hanno fatto, vedi? La gente che andava dal paese di Basati, andava al lavoro sulle Cervaglioli, passando da questo sentiero qui antico, e guarda, è ancora lì ciampato. Vedi i buchetti qui anche, va. Number one! Maurizio! Dove che dice quella che è così? Ciao al tappo! Che è questo? Capito mi hai? Ripiglia, ripiglia! Il buco esiste. C'è sì, c'è un buco di là dietro. Sì. Ancora? Ma allora, sei pronto? Aspetta, Cosa c'è di Stefano, reggi la corda a tanto, con i scivoli di sotto. Lavoro rosso. La sua valore, segnate le cose. Senti anche di fuori. Curiosa forte però. Però c'è scritta. Vai.
Vieni pure. Yo yo. Yo yo. Che sono solamente cape e baffi. Qui a parte ci si sì, ci si poteva no. Vieni, vieni. Riparare. Come ho fatto a andare sulle capre? Lo sapevano. Sapevano che sta posto qui. No, non lo sa. E chi gliel'ha detto? Lo sa anche te, le capre vanno ovunque. Ok. Ma lo zaino no, quello lì forse no. Per me, mettilo lì sotto, voilà. Mettilo lì sotto. Però. Faccio una foto. Non ti vedo. Facci una bella presa, riprendici. No, mi vedo neri perché io per forza. Siamo contro luce. Perché contro luce? Ci abbiamo il parete, vabbè. Perché contro luce? C'è il sole, ci manca il sole. Andiamo un po' qua. È blu. E vedi la veramente un po' di oppure... Non c'è il tempo no. Che c'è il piaccicato lassù, è il Berlusconi in 4 anni, basta vedere i bilanci della... Fermo, fermo lì, Sì. Ha detto ultimamente che lui pensa che è il futuro non sia fatto da te. Mi aggiungo perché tutto e voglio sentire se sono buone perché non so che buono qualcosa c'è di buono sì quando finisco l'ossigeno e quindi passerà da un lato a diversificato perché le mani forti non sono capace sky no mi riesce sul tappo vedi ricette dai dai sì.